Mario Pacalli, informatore di Gevanese, siamo a Palazzo Roncalli con l'assessore regionale Lara Magoni. Oggi si parla di Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e di opportunità per il territorio. Quali sono le opportunità per il nostro territorio? Beh, sicuramente è una sfida magnifica che ci attende, perché con 2022 dopo Pechino la fiaccola passerà finalmente a quel suo percorso Milano-Cortina. Per quanto riguarda il mio assessorato, ho una visione naturalmente di una rete lombarda molto più importante, nel senso che il fatto che noi abbiamo sul territorio tre aeroporti internazionali diventeranno le hub, diciamo, del movimento internazionale turistico legato all'evento. Però da qui al 2026 è normale e ovvio che tutti i territori lavorino in sinergia per preparare una ipotetica via olimpica, per coinvolgere veramente in una rete tutto il territorio. Attraverso che cosa? Io fondamentalmente utilizzerei i siti UNESCO, i luoghi del FAI, ma non solo, attraverso percorsi enogastronomici di conoscenza del territorio, perché non solo quindi l'evento olimpico, ma un avvicinamento Regione Lombardia da parte di un turista che va a conoscere sì le sedi olimpiche, ma noi pensiamo che l'Olimpiade sarà sicuramente un percorso internazionale turistico dove andremo a vedere la gente che verrà sul territorio, e noi dobbiamo pensare, cioè, con la testa di una persona che arriva dall'America, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Giappone, che una volta arrivato in Lombardia vorrà vedere più cose, e in quelle più cose il territorio sarà assolutamente protagonista nelle sinergie che metterà in campo. Lei, assessore, non è la prima volta che viene qui a Vigevano. Quali potrebbero essere le carte che la nostra città potrebbe giocare? Beh, sicuramente sono tantissime. La vicinanza a Milano è sicuramente molto importante. Fare quindi collaborare con la città metropolitana diventa fortemente indispensabile, anche perché chi arriverà a Milano, dobbiamo far sì che il turista che atterra a Milano, che arriva con un treno sulla città di Milano, possa comprendere che a pochi chilometri ha delle bellezze culturali, artistiche di un certo tipo. Ma non solo, sono stata a Dubai recentemente, ho parlato di voi, perché dopo averla, la città la conosco di Vigevano, ma anche le aziende legate al mondo della calzatura. A Dubai ho parlato delle vostre aziende di calzatura e devo dire che hanno colpito tantissimo, e ho dato a loro tra l'altro gli indirizzi di tante aziende del territorio. Ecco, lei proprio nell'ultima visita a Vigevano a settembre dello scorso anno aveva parlato della possibilità di questo turismo che va a vedere anche le imprese artigiane, cioè quindi anche un turismo legato alla produttività e alle eccellenze produttive del territorio, che non sono solo quelle enogastronomiche ma anche quelle manifatturiere. Assolutamente, la forza della nostra regione, dell'Italia, del Made in Italy, ma oggi siamo in Regione Lombardia, è proprio il saper fare artigiano, una creatività, una conoscenza che altre situazioni non hanno, per cui l'attrattività anche in quel senso è molto importante. Organizzare quindi dei tour all'interno dell'azienda dove si vede e si percepisce da vicino che cosa si sa fare è molto importante, anche perché chi transita in Lombardia poi ritorna proprio perché ha vissuto delle storie, delle esperienze che portano con loro e di conseguenza diventano anche promotori di altri incoming turistici. Grazie, assessore. Grazie a voi.